significativa e altamente istituzionale, Mario Francesco Maiani. Tutti sapete chi era, che è stato e che cosa ha fatto, però e vorremmo forse a più presto realizzato. Tanto la fine era provincia di Grosseto, ritenendolo un grande benefattore, consegna la finiera alla memoria di Mario Francesco Maiani con la seguente motivazione: ha utilizzato le sue importanti risorse economiche per aiutare i più deboli cittadini del mondo, operandosi per intervenire passivamente laddove l'emergenza era una buona attenzione, per cui anche lì non c'è stato bisogno di tante parole, è stato tutto un passaggio molto concreto, sembra che quasi quasi ci sia stato un filo effettivamente che abbia portato a buon fine. Mario Maiani, ricordiamoci il nome, Francesco Mario Maiani, uno dei pochi che si è conquistato nel campo davvero il diritto di chiamarsi Francesco. Alcuna fiducia in quello che lei mi dirà, e lo faccio solo perché sono una persona corretta, quindi desidero portarla a conoscenza che tra pochi giorni andrò su Striscia la Notizia per rappresentare che ho fatto, realizzato una serie, tante opere del mondo, non riesco a dedicare una qualcosa che ricordi la memoria. Soltanto condivisione di un percorso insieme al professor Maiani, che ha permesso la realizzazione in Etiopia dei due ospedali, uno ormai in fase di esercizio, l'altro in fase di costruzione. E qui manterrà la manutenzione in modo efficace, perché oltre all'ospedale ci sarà appunto la coltivazione della Morega, questa fatta proteica che veramente è efficace. L'abbiamo studiato insieme alla professoressa Ruggero dell'Università di Alberto Piatti, come infatti sono davvero presente, non poter essere presente in persona in questo momento, ma sono purtroppo un cambiante di una trasferta in America Latina. Ringrazio il saluto del mio ad uno dei nostri più illustri cittadini, che tanto ha fatto per la comunità locale ed internazionale, nello spirito di quel sentimento umano così bello che si chiama solidarietà. Una solidarietà verso i più deboli, i più poveri, i più fragili. Sono rappresentante dell'associazione che è Società del Soccorso, è un'associazione che è attiva in Caldrana e in cui Mario Maiani ha avuto grande rapporto, grande stima. Ma forse peraltro per le donazioni che ci ha fatto, a parte le donazioni testamentarie, ma ancora in vita, ci ha donato questo locale che abbiamo poi ristrutturato e ci ha donato uno spazio aperto, un terreno con alcuni edifici, alcune strutture che utilizziamo per le attività dell'associazione, praticamente valorizzazione turistica del territorio e cercare di digitalizzare e rendere vivo il paese anche con la collaborazione e ci sentiamo responsabilizzati di questa cosa, perché praticamente è come se avesse voluto darci... Mario se n'è andato nel silenzio, se n'è andato senza rumore, senza reclami o proteste, se n'è andato cercando di disturbare il meno possibile. Ed è in questo stesso silenzio che Mario ha sempre vissuto, preferendo al chiasso delle parole vuote e inutili, al rumore fastidioso di chi non ha altri mezzi per affermare la sua esistenza. Siamo qui oggi per celebrare un uomo che, paradossalmente, non ha mai ricercato ufficialità e premiazioni.
A lui è sempre stato sufficiente sapere che il suo intervento era stato utile, che per tante madri, per tanti bambini, per tanti uomini il domani sarebbe stato meno scuro, meno feroce, addolcito da una scintilla di speranza. Mario non si è mai allontanato da qui, da Caldana, ed è da qui che è partito l'impulso e la volontà del dono. È da qui, da Caldana, da questo luogo che lui tanto amava, che Mario avrà forse immaginato le tante...